Saint-Germain, A.M. King e Cagliostro, trilogia dell'Io Sono, a cura di Arcangelo Miranda. Io sono colui che sono. Io sono uomo conosci te stesso. Io sono Dio. Un percorso gnostico per ritrovare te stesso, per poter esprimere chi sei veramente. Questo libro spiega con una chiarezza disarmante come funziona la realtà e come entrare in possesso degli strumenti per poter cambiare la realtà. Finalmente la risposta alla domanda: che cos'è il destino? Cosa fa cambiare il destino? Cosa cambia nella vita di una persona quando la persona stessa cambia la sua considerazione della realtà e della propria vita? Poche pagine, ma di grande, grande efficacia. Il destino è esattamente una linea del tempo. Una linea del tempo che, secondo la meccanica quantistica, non è altro che una delle infinite possibilità che un individuo ha di esprimersi. Chiaramente, se l'individuo riesce in qualche modo a fare ciò che sinceramente si sente di fare e a non fare ciò che sinceramente si sente di non fare, può saltare sulla linea del tempo ideale, cioè su quella linea che è propria del proprio essere, quella che può far veramente gridare: io sono ciò che io sono. Io sono un tipo un po' particolare, nel senso che non mi piacciono fronzoli, non mi piacciono talismani, non mi piacciono soprannomi, non mi piacciono rituali, non mi piacciono cose che snaturano la vera natura dell'essere. Cosa chiede questo libro alla comunità? Semplicemente di essere se stessi. Però il problema è che in questo momento di estremo caos, anche essere se stessi è ormai un qualcosa di assolutamente disperso. In realtà qui la vita diventa meravigliosa solamente se, di fatto, noi sappiamo come utilizzare il pensiero, perché l'essere, per sua natura, è pensiero. Questo libro dà uno strumento per il recupero del sé, di quel sé, di quel grande sé che nel corso di milioni di anni si è frammentato e di conseguenza abbiamo delegato il nostro potere fino a avere questo famoso piccolo sé o personalità alterata. L'unico modo per poter essere felici è esprimere noi stessi in quanto tale. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rientrare in possesso della nostra abilità a creare. Dobbiamo entrare in possesso della nostra abilità ad essere, cioè ad usare il pensiero. Se non utilizziamo il pensiero, noi non siamo noi stessi. Meno lo usiamo, più snaturiamo la nostra vera natura. Con gli insegnamenti di questa trilogia, perché effettivamente ci sono tutti gli argomenti di valore e necessari per muoversi da questa realtà, e che effettivamente si può rientrare in possesso della propria vita e ritornare ad avere una vita di qualità. E ripeto, è facile, ma è facile nella misura in cui noi sentiamo di volerci proiettare su un paradigma diverso da quello della materialità. Se effettivamente noi vogliamo avere contatto con un qualcosa di più veritiero, di più efficace, di più reale di ciò che è questa apparenza stessa, possiamo farlo. Ripeto, il libro è uno strumento. Se vogliamo, questo strumento sarà veramente lo strumento reale da utilizzare, perché funziona. L'ho provato e funziona. Un libro che ci dà gli strumenti per ritornare all'Io Sono e conoscerne le basi scientifiche. Un libro semplice e diretto da usare per recuperare la nostra vera natura. Scopriamo come il pensiero crea e controlla la forza. Il vero laboratorio è dentro noi stessi, cioè nel nostro modo di utilizzare noi stessi. Noi sappiamo di essere ciò che realmente siamo, cioè questa personalità fondamentale chiamata Io Sono. Ma in una dimensione di dualità abbiamo dimenticato ciò che noi siamo veramente. Un libro per uscire dalla prigione della mente. Credendo che la realtà sia solo quello che crediamo di vedere, non ci preoccupiamo di come uscire dalla trappola, ma di come renderla più piacevole. Ci riempiamo di oggetti e di fronzoli. Questo libro è un prezioso strumento per chi vuole veramente svegliarsi dal potere che le illusioni hanno su di noi.